Ecco, adesso non vi posso trasmettere un broadcast dal vivo, però stavo seguendo il telegiornale, quindi un altro commentario al telegiornale. L'ETA dall'estero non segue la situazione italiana, molto grave per un primo ministro, per un presidente del Consiglio dei Ministri che deve seguire tutte le cazzate che fanno tutti i suoi subordinati. In pratica lui è Ponzio Pilato che si lava le mani quando sequestrano, privandoli di diritti umanitari, donne e bambini perché persecuzione familiare, no? È molto grave che lui non dia la faccia per le cagate che hanno fatto i suoi subalterni politici e funzionari di Stato, che è molto grave e non si arriverà mai a chiarire quello che hanno fatto, perché l'Italia si vuole garantire il petrolio dagli Stati Baltici e quindi, come dire, serviamo... continuiamo a essere uno Stato asservito. Adesso parlano della disoccupazione giovanile. Forse tradire delle persone ci garantisce un po' più di energia, ma non risolverà i problemi di occupazione. Anzi, dovrebbe risolvere i problemi di disoccupazione di molti funzionari pubblici. Arriva dal Ministro del Lavoro Giovannini che è intervenuto alla presentazione. Il lavoro è in sicurezza per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha come che va? Non so. Comunque, veramente, se non ci possiamo fidare delle istituzioni che chiediamo asilo politico, rifugio politico, e poi addirittura i bambini sono stati estraditati, è incredibile. Non è mai successo in Italia una cosa del genere, ma chissà le cose che dovranno ancora succedere. Io non lo so, gente. Se aggiustamenti si vanno fatti in modo tale da preservare assolutamente la stabilità del sistema. L'anno scorso l'INPS ha erogato 21 milioni di pensioni a 16 milioni di italiani. Per una spesa la stabilità del sistema bisogna proteggere, perché è stabile il sistema economico italiano? Oltre 7 milioni di pensionati. Voi che dite, voi che mi ascoltate? Hanno un assegno inferiore a 1.000 euro. L'istituto previdenziale ha ridotto del 50% le spese di gestione ed ha sopportato il peso della crisi economica. In questi 4 anni trascorsi lo Stato, tramite l'INPS, ha erogato più di 80 miliardi di euro di sussidi per limitarci all'impatto della cassa integrazione e della disoccupazione, che sono stati distribuiti a una platea di circa 3 milioni di lavoratori in media per ogni anno. Sull'acquisto dei cacciabombardieri F-35 si va avanti come previsto con la clausola. Ecco, si va avanti, ma chi se ne frega, andate avanti. Il Senato approvando una mozione proposta dalla maggioranza e bocciando quelle di SEL e del Movimento 5 Stelle e di una parte del Partito Democratico. Non sono mancati momenti convulsi. Quindi il PD che stava contro questi aerei, adesso governando con il PDL, appoggia gli aerei. Come che funziona in Italia? Io non so più, tutto al contrario. Il dramma nel Bresciano in fiamme, un appartamento, muoiono nel rogo 2 bambini, il padre è rimasto gravemente ustionato, era stato denunciato più volte per stalking dalla moglie, da cui era separato, in passato avrebbe minacciato anche i figli. I servizi sono di Pierluigi Ferrari. Quando si dice che bravo uomo, no? Che bestia deve essere stato. Un fascicolo a carico di ignoti, l'inferno in questa casa di Ono San Pietro, provincia di Brescia, è scoppiato poco prima delle 10. Ho visto 2 bambini a letto, il letto bruciato e i bambini lì neri, ma non che siano stati bruciati, proprio erano morti. Inutili soccorsi per Andrea e Davide, 9 e 12 anni, il padre Pasquale Iacovone ricoverato con gravissime ustioni all'ospedale di Padova. Rogo in casa, morti i fratellini. Che bestia. L'ipotesi più terribile. È una tragedia annunciata da mesi e mesi. Di abbandono di questa donna e dei suoi figli che non sono stati assistiti come avrebbero dovuto. Ecco, consegnano fanno l'estradizione a donne e bambini che chiedono asilo diplomatico, che non possono aver fatto nulla, in cambio, pure i bambini, in cambio non proteggono donne e bambini quando chiedono protezione contro un uomo violento. Dove stanno le istituzioni? A cosa pensano? Si trovavano col padre da una decina di giorni, l'uomo doveva riportarli dalla madre domenica ma non l'ha fatto e l'assistente sociale che l'aveva chiamato al telefono per chiedere conto del ritardo non aveva risposto. Certo, li controllano per telefono adesso, capito, no? Che furbi. La frase
frase sarebbe stata pronunciata da Pasquale Iacovone all'ex moglie Erika Patti, a riportarla l'avvocato della donna, separati da 4 anni in paese a Auno San Pietro. Brescia, inchiesta per omicidio. Dei rancori tra gli ex coniugi, compreso il sindaco. Erano in atto parecchie denunce da parte della mamma. Di Elena Broggi, sindaco di Auno San Pietro. Per minacce. Sapevo che non andavo d'accordo con la moglie, sapevo che dovevo andare appunto al mare in Puglia dalla casa della mamma, no? Ma che non poteva andare perché non aveva i soldi. Davide e Andrea, non potendo andare al mare, erano da 15 giorni in casa con il padre. I vicini li vedevano spesso dare calci ad un pallone in giardino, anche ieri sera, poche ore prima della tragedia. Mi chiamavano papà 100 volte al giorno per giocare insieme, non c'era nessuna tensione così a vista. Fra i tanti misteri da chiarire c'è anche questa frase. La scrive Pasquale Iacovone sul suo profilo Facebook il 6 gennaio. Ore 00:20, sono a letto con i miei bambini, suona il citofono, mi hanno perquisito casa. Chi e perché? Il rogo del 12 luglio scorso al liceo Socrate di Roma, una vendetta per la bocciatura ideata una sera al mare da 4 ragazzi che si sono costituiti, ora sono indagati per incendio doloso. Il servizio di Giulia Palmieri. Se io tutte le volte che mi hanno bocciato dovevo bruciare una scuola, non ti dico le aule che dovevo incendiare. La notte tra venerdì e sabato scorso. Ma io non mi sarei mai permesso di bruciare una scuola perché mi bocciavano. Loro non hanno superato l'anno e per 2 si tratta della seconda volta consecutiva. Poi l'idea, vendichiamoci. Prendono qualche cerino, forse un po' di benzina, tornano a Roma, entrano di notte nella scuola. Altro, la seconda volta consecutiva che li bocciavano bruciano una scuola. Ma allora, io avrei dovuto chiamarmi Neurone. Altro che 2 volte bocciato, ma non l'ho mai fatto. E non perché non ci avessi i fiammiferi, Loro non pensavano di devastare la scuola, mai più era nella loro testa di fare un danno di questa natura. Bravo avvocato Luca, difendimi, guadagna il tuo denaro. Però sono 4 ragazzi per bene. Ma che per bene? Sono 4 testa di cazzo, uno più grande dell'altro. A confessare. Ora 2 rischiano dai 3 ai 7 anni di carcere, indagati per incendio doloso, agli altri penserà il Tribunale dei Minori. Sono pronti a partecipare alla ricostruzione della scuola. Sì, ma con i soldi che ricostruiscano, non con il lavoro. Avvocato Luca Petrucci, digli che è a disposizione ed è che per mettere il lavoro che non hanno mai lavorato prima? Z40 per i suoi nemici il Giuda, parliamo di Miguel Angel Trevino Morales, uno degli uomini più ricercati del mondo. Z40. Dai Marines messicani, la sua storia. Altro che P2, suona più figo. Z40. Dai, italiano, dice. Quando di sfida del comandante, anche nei corridoi del carcere. Per diventare il boss del cartello dei Los Zetas, dovevi essere così, capace di ordinare stragi a colpe di scure e di mitra, di bruciare i cadaveri dei rivali. 10.000 morti l'anno, una mattanza, più di 50 giornalisti uccisi. È la guerra del narcotraffico, ma non è più solo una storia tra Messico e Nord America. Perché questa guerra lontana riguarda anche noi? Innanzitutto perché è una guerra che gestisce la cocaina. Oggi il centro del mondo riguardo agli affari di cocaina è il Messico. E le organizzazioni mafiose italiane sono in assoluto rapporto con le organizzazioni messicane e sudamericane in genere. È un duro colpo per i Zetas, nati alla fine degli anni 90 da un gruppo di militari d'élite, passati al narcotraffico perché meglio pagati. Esecuzioni efferate, con lui lo Zetas avevano fatto il salto, non più solo droga, ma anche tratta di esseri umani, prostituzione, traffico d'armi. I Zetas sono una struttura orizzontale, ha molti principi e nessun sovrano. Credo nella delazione, credo nel cambio al vertice. I Zetas sono nati proprio così, perché pagavano meglio i Zetas, i poliziotti dello Stato. Sulla sua testa anche una taglia di 5 milioni di dollari del governo americano. Beccato, grazie a una soffiata. Per il mondo del narcotraffico era Z40, per i suoi nemici il Giuda, ma stavolta qualcun altro ha tradito. Ancora alta tensione negli Stati Uniti per la sentenza che ha assolto George Zimmerman, l'uomo che ha ucciso per... Ecco, il Ku Klux Klan ringrazia. Una giurata parla alla CNN, nessun dubbio, ha sparato per legittima difesa. Giovanna Botteri. La
protesta per l'assoluzione di George Zimmerman, il bianco che uccise un adolescente nero, non si ferma. E per la seconda notte consecutiva ci sono stati scontri e arresti a Los Angeles. In 100 città americane si stanno organizzando veglie e proteste per chiedere la riapertura di un processo oscurato da pregiudizi razziali. I think George Zimmerman, una brava persona, dice una delle giurate alla CNN, che aveva tutti i diritti di portare un'arma. E invece sono cattivi tutti gli altri, ispani, latini, perché noi italiani siamo latini là in America, negri, ebrei, buddisti, cattolici. Era imbarazzante per la sua mancanza di educazione, di proprietà di linguaggio. Si scopre che lo stesso procuratore generale... Quando lo vogliamo dire che gli Stati Uniti sono uno stato razziale e a volte razzisti? La donna, Marissa Alexander, è un'afroamericana. Nelle chiese nere d'America si prega e si invita alla calma in nome di Martin Luther King, mentre i genitori di Zimmerman giurano che il figlio non è un razzista. Deve succedere... negli Stati Uniti una rivoluzione come in Egitto, una primavera statunitense. Chiede perché nelle strade migliaia di persone. Grecia paralizzata per uno sciopero generale di 24 ore e decine di migliaia di persone in piazza nella massima calma. Tanto loro scioperano 24 ore. Ma tanto quasi tutti non lavorano, quindi che scioperano a fare? Solo per passeggiare per le strade, perché tanto questi scioperi non fanno pressione alcuna, li hanno tutti cacciati culo a terra. Stanno solamente cagando stracci sporchi. Grecia, ospedali a regime ridotto, autobus e tram fermi. Tra meno di due ore scatta lo sciopero dei gestori degli impianti di benzina autostradali che finirà, lo ricordiamo, venerdì mattina, una protesta che coincide con i rincari dei carburanti contro i quali è sceso in campo anche il ministro Zanonato. Alessandra Azzolini. C'è anche lo sciopero, ma sinceramente non ho capito le motivazioni, però... mi hanno avvisato e costa un po' di benzina. Però ho saputo poco fa, scendendo dalla macchina, quindi ho approfittato che fa quasi pieno. Scatta questa sera lo sciopero dei benzinai, dalle 22 di oggi fino alle 6 di venerdì 19 luglio rimarranno chiusi i distributori lungo autostrade, tangenziali e raccordi. I gestori protestano contro royalties spaventose e prezzi dei carburanti, ma anche, dicono, dei panini, dell'acqua e dei caffè più alti d'Europa. E lamentano anche indifferenza da parte del governo. Polemiche sui prestiti. Il governo è rimasto indifferente dall'estradizione, l'ETA all'estero non sa niente. Se ti puoi immaginare se sa qualcosa del costo della benzina. Ma per favore, lui viaggia in macchine blu, non come il Papa che prende l'autobus, almeno così raccontano qua. Più dello sciopero, il problema è l'aumento prezzi che è insostenibile, anche perché si ricordano di fare questi aumenti incredibili d'estate. Quando è che c'è il discorso delle ferie, delle partenze, fanno sempre i rincari. Sulla rete la scioperano per aumentare, poi colpano lo Stato certo. È sempre la solita rogna, perché se il petrolio aumenta del 5%, non deve aumentare la benzina del 5%, meno deve aumentare il pane del 5%, tutto deve essere proporzionato. Bufala e persino la cipolla di Tropea, frodi alimentari nel mirino dei nuclei speciali dei carabinieri, ce ne parla Gabriella Capparelli. Un assedio al Made in Italy, marchi d'eccellenza come parmigiano reggiano, cipolla di Tropea, pecorino toscano, tutti contraffatti. Con l'operazione Estate Sicura sono finite nel mirino del nucleo antifrodi dei carabinieri 147 aziende che giravano intorno alla grande distribuzione organizzata e alla ristorazione. Un circuito illegale di oltre 1.600.000 euro, controlli a tappeto tra Roma, Parma e Salerno. Un mercato ricco, quello delle frodi alimentari. Solo il bilancio dei carabinieri tra il 2012 e il primo semestre del 2013 ha riguardato il sequestro di alimenti contraffatti per oltre 8 milioni di euro, il vino è il piumitato, 6.000 tonnellate, ma anche prosciutti e insaccati, circa 185 tonnellate riprodotte illecitamente. Seguono a ruota latticini, poco meno di 120 tonnellate, e pesce, 43 tonnellate. La guerra ai pirati del cibo si combatte anche attraverso semplici regole, prima di ogni cosa controllare bene l'etichetta, ovvero la carta d'identità del prodotto, diffidare di alimenti che non chiariscono l'origine, anche quelli esteri devono avere i riferimenti scritti in italiano, controllare la data di scadenza e le modalità di conservazione, è importante poi accertarsi che la confezione
confezione e l'imballaggio siano integri. Infine, prudenza negli acquisti online e nelle vendite porta a porta. E quindi non bisogna comprare a Bruno Vespa, porta a porta. Perdita d'acqua nel casco del nostro astronauta immediato. Per un momento avevo capito paura per Parmigiano, invece no, paura per Parmitano, perché prima con la sofisticazione alimentare dico sarà Parmigiano, no? Cominciano i lavori di manutenzione fuori dalla stazione internazionale, bisogna predisporre le attrezzature per l'attracco del modulo russo che dovrebbe arrivare a fine anno, ma un'ora dopo Parmitano fa sapere al centro di controllo NASA di Houston. Parmitano disavventura in orbita, modulo russo. L'astronauta non riesce più a vedere niente, la NASA decide di interrompere l'attività. Parmitano viene aiutato dal collega americano a rientrare nella stazione, Cecil si ferma a raccogliere tutti gli strumenti prima di raggiungerlo. Ecco il nostro astronauta, al sicuro. Ci sono stati momenti di paura, la NASA ha subito organizzato un collegamento radio con i medici che seguono le operazioni in volo. Nel frattempo gli ingegneri stanno cercando di risalire all'origine della perdita. Forse la rottura del serbatoio che contiene l'acqua da bere, ma Parmitano ha spiegato che il sapore del liquido non era quello dell'acqua potabile. Nella tuta c'è anche del liquido per mantenere costante la temperatura corporea. In serata una conferenza stampa da Houston forse chiarirà. Intanto Parmitano sdrammatizza. Alla fine sono vivo, dice, e posso ancora rispondere alle vostre domande. L'importante è che non si sia pisciato addosso. Per la cura dell'AIDS, il giorno in cui sarà possibile guarire dalla malattia del secolo sembra più vicino, grazie proprio alla ricerca fatta da un team di studiosi Italia e USA. Chi cerca e continua a cercare, ricerca! I linfociti malati sono stati spazzati via da cellule sane e immuni che hanno respinto con forza il virus dell'HIV e riportato le scimmie in perfetta salute. Il segreto che ora può ridare speranza. Allegria, cura, alze, nuove speranze. Ci faranno diventare tutti delle scimmie, hai capito? E con l'antidoto all'AIDS scopriremo come dei mandrilli tutti quanti. Ah, preparatevi. Sali di oro, già conosciuto, l'Uranofin. Il secondo è un'autentica novità, un agente chemiosensibilizzante, la butionina sul fosfinina. Il risultato di questo mix è stato strabiliante. La combinazione di farmaci ha portato ad una completa remissione della patologia, senza provocare effetti collaterali, scrivono i ricercatori. Sono stati scelti macachi perché sviluppano un tipo di AIDS più simile a quello umano. Sulla sperimentazione, l'Istituto Superiore di Sanità prevede l'inizio già dai primi mesi del 2014. L'annuncio ufficiale sarà dato a dicembre durante la conferenza sull'HIV a Miami, alla presenza dei maggiori esperti di tutto il mondo. Come che a me non mi hanno ancora chiamato, che chiamano gli esperti da tutto il mondo? Siamo Agrigento, dove i monumenti della Magna Grecia vengono visitati. Devono chiamare Satan Chan. Hai capito? L'ampliamento della strada che porta ad Agrigento lo stanno facendo solo ora arrivare. Uno slalom tra i lavori in corso e i templi spuntano imponenti, ma l'inciviltà di chi è passato prima di noi è uno schiaffo alla loro bellezza. 250 ettari di area pieno di spazzatura, oh, ma come si può fare vicino ai templi? Che vergogna! Di oltre 2 milioni e mezzo di euro. A maggio c'è stato un più 22%, confermato diciamo a giugno, e luglio sembrerebbe dai primi dati altrettanto positivo. Un trend in crescita a cui si devono aggiungere le aperture notturne che inizieranno domani fino al 15 settembre, una possibilità che altri siti archeologici alle prese con le riduzioni di budget delle soprintendenze non possono permettersi, ma qui la gestione è affidata a un ente regionale con un bilancio proprio, così sono ripresi anche gli scavi in quest'area, erano fermi dagli anni 50. 330.000 euro di fondi comunitari investiti per riportare alla luce un abitato romano, in totale 5 milioni già ricevuti dall'Unione Europea, con cui si recupereranno a scopo culturale anche gli immobili come questo che lo Stato è riuscito finalmente a espropriare. L'area è vincolata ben oltre gli scavi, l'UNESCO la chiama buffer zone, è una zona di tutela, ma qui in passato le case si sono costruite lo stesso. Ce ne sono centinaia, quello come dire, è il destino assegnato dalla norma, cioè non ci sono altre soluzioni ad oggi che non quella della demolizione.
Non ce le dovranno costruire le case. Tu ti immagini se in mezzo alle rovine del centro di Roma fanno delle palazzine? È assurdo! Sono partiti dalla Giamaica. Stava Powell vola in Giamaica insieme alla compagna di squadra Sharon Simpson. I due velocisti hanno lasciato l'Italia questa mattina, il loro preparatore tecnico, il canadese Christopher Jouvet. Già che strano, velocisti, velocisti, se erano donne, ma la ciste, allora velociste e la ciste veloce. Doping indagati Powell e Simpson. Hai capito? Dall'isola caraibica al Friuli. Insieme a loro è stata provata positiva al doping anche la discopola Alison Randall. Tutti dopati! Su altri due atleti giamaicani. Come gli hanno domandato a un atleta? Ti droghi? Dopo! Come? Col doping? Dopo! Cinquantina di farmaci, ma si bevono pure l'orina, si fanno punture col proprio sangue. Ma ormai legalizziamolo sto doping, dai, non siamo ipocriti, se vogliono liberalizzare la marijuana. L'americano Tyson Gay, l'uomo più veloce dell'anno ed il primo a finire nella lista dei cattivi. Ma legalizziamolo sto doping, facciamolo di vendita libera. Ieri sera a Bologna per uno degli attori più popolari del piccolo schermo, Paolo Somaruga. Ah, hai capito, dottor House? Sembra di vedere un episodio dei Simpson. L'uomo che fu dottor House e ora è semplicemente Hugh Glory, il musicista. Attore lo è rimasto anche ora che va in giro in tournée alle radici del blues e il dottore cinico al limite della crudeltà che risolveva casi in TV è un ricordo da raccontare ai nipoti. Got me flipping like a flag on a pole. L'ironia resta un marchio di fabbrica. Vi chiedete che ci faccio sul palco, dice gli spettatori. Pensate di essere su un aereo e il comandante vi avverte che fino a poco prima faceva il dentista. D'altronde, che vi aspettate da un inglese nato a Oxford, laureato a Cambridge in archeologia e antropologia, che si sente più a casa in uno studio di registrazione a Los Angeles, dove accanto alle foto di Duke Ellington e Count Basie è felice di mostrare la sua. My heart has set me free. 20:32:45, termina qui l'edizione di prima serata del TG1, vi lascio ai programmi della rete, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo domani, arrivederci. Si è rovinato il suono di Rai Italia e sembra che c'è Jimi Hendrix di sottofondo, però è in una novella ambientazione antica. Hai capito? Sembra di stare ascoltando Purple Fest, Purple Fest! Bene, care amiche e amici, 23:30. Qua sono le 15:34, là le 19:34. Vi ringrazio di avermi seguito in questo altro commentario del TG. E vi ricordo ancora una volta di vedere il mio canale YouTube Santel Chan. Adesso forse andrò ad entrare in Spreaker. Voglio dire in Facebook, Twitter. Voglio caricare un video.
per tutti gli amici di Castelpaloco di Roma. Cuyo flanco mayor fue la idea de que era muy lento, se lo dibujaba con una paloma en la cabeza. E quindi adesso vi lascio, spero che i miei aggiornamenti, i miei commentari agli aggiornamenti del TG vi piacciano. Beh, questa è stata un'altra mia condivisione, speriamo che ci sia spazio in Spreaker, perché se ho finito il tempo limite non mi caricherà questo episodio. Ciao amici, e seguitemi in YouTube.